Salve, oggi vorrei proporvi uno spezzatino fatto al sugo, però non con il vitello. Ho comprato lo spezzatino di suino. Questo non è un ragù naturalmente, perché non so se ve l'ho mai detto, ma il vero ragù alla napoletana comprende sia alcuni tagli del vitello che alcuni tagli del maiale, di cui un pezzo che viene chiamato gallinella, che assolutamente non ha nulla a che vedere quindi con lo spezzatino normale. Questo è soltanto una mia versione dello spezzatino, del sugo con lo spezzatino. Invece di farlo col vitello lo faccio, volevo farlo un poco più leggero oggi, quindi lo farò con il maiale per fare un sugo più leggero e così anche un secondo di carne più magro, più leggero. Poi in seguito vi dirò perché non è ragù questo, perché già, come già vi ho detto, il ragù alla napoletana comprende vari ingredienti, tra cui maiale, salsiccia, altri pezzi del maiale, spezzatino di vitello, un pezzo che si chiama gallinella, che onestamente io non lo so che pezzo è dell'animale. E poi si fa con la salsa più il concentrato, è tutta un'altra procedura. Non ha niente a che vedere con il sugo, con il macinato, perché quello lì si chiama, quella per noi si chiama bolognese, non è ragù. Poi se da voi si chiama ragù, vabbè, ognuno ci dà il nome che vuole. Allora, ho fatto un trito di sedano, carote e cipolle, ho messo 2 cucchiai di olio scarsi. E vado a far soffriggere il mio soffrittino. Poi aggiungerò la carne e sfumerò con il vino bianco. Allora, ho messo 8 pezzi di spezzatino rosolare con il mio trito che stava dorando, che si era dorato. E adesso sto facendo rosolare insieme al trito anche la carne. Arrivato a questo punto, abbassiamo la fiamma naturalmente e vado a sfumare con un goccino di vino bianco, poi aggiungerò la salsa e lascerò cuocere fin quando dovrà cuocere la carne per circa, non so, dipende. Il maiale in genere cuoce prima rispetto al muscolo del vitello, però io me ne accorgo toccando la carne, guardandola, assaggiandola, quindi il tempo non lo so dire con precisione, ve ne accorgete comunque nel corso della cottura. Allora, facciamo sfumare questo vino bianco, aggiungiamo la salsa. La carne è sfumata, vedete? Ho aggiunto pure un po' di prezzemolo perché ce l'ho fresco. Sta bene, il prezzemolo sta sempre bene, perciò si dice prezzemolo, sta dappertutto. E adesso vado ad unire la mia salsa fatta in casa stavolta. Non è la salsa densa densa del supermercato, ma è una salsa che mi ha dato mia madre, quella che lei fa. Cioè, veramente si fa fare da una signora che ha la campagna. Salsa fatta in casa, vedete? C'è un'altra consistenza rispetto alla salsa comprata al supermercato. Poi vado a sciacquare la bottiglia perché la salsa è praticamente sta quasi tutta dentro la unisco a quella che già ho versato nella pentola. Adesso aggiungiamo il sale, io lo metto ad occhio naturalmente, poi si assaggia per vedere il livello di sale che abbiamo raggiunto nel nostro sugo e nel caso in cui, meglio sempre metterne in meno perché si può aggiungere che metterne troppo. Giro e poi adesso lascio cuocere a fuoco basso. E poi assaggio, se ci vuole altro sale, aggiungerò anche altro sale. Allora,
spezzatino, lo spendo sotto, è pronto, si vede, subito la carne si spezza con il cucchiaio di legno, vedete? Quindi è cottissimo. Ho impiegato circa un'ora e mezza per cuocere, però naturalmente noi non abbiamo filmato, insomma, tutta la cottura, altrimenti buonanotte. L'acqua bolle, calerò gli zitoni tagliati che hanno una cottura di 9 minuti. Prima calo la pasta e salo, o salo e poi calo la pasta contemporaneamente, e vi faccio vedere alla fine il mio piatto unico di pasta con sugo di carne e poi con questo mio secondo di carne, questo mio spezzatino di maiale che andrò a mangiare accompagnato da una bella insalata verde con carote. Dunque, il mio spezzatino è cotto, come vedete, che bello che è. L'ho tolto dalla pentola con il sugo, questo sugo poi mi servirà per la pasta che sta ancora cuocendo, gli ziti, vedete? E insomma, questo è il mio secondo che io vado poi ad accompagnare con un'insalata verde, iceberg, con carotine. Ecco, guardate il sugo, si vedono anche qui le carotine che però comunque si sono squagliate. Con questo sugo condisco la pasta. Allora ci vediamo tra un poco. Vi faccio vedere il finale di tutto. Allora, ecco qua, questo è il primo piatto. Ho fatto una spolverata di formaggio grattugiato. In questo caso ho usato il grana perché adesso c'è il grana, uso il grana, altrimenti va bene anche il parmigiano, i formaggi misti, anche i mix di formaggi. Questo è il mio primo, questo è il mio secondo. Spezzatino di maiale, di suino, al sugo con salsa e un trito di carote, sedano e cipolla. Come primo piatto, zitoni tagliati, conditi con il sugo dello spezzatino e il formaggio. Quindi che cosa dirvi di più? Buon appetito!